Ecco qua tua colazione. Ah, grazie signorina, molto gentile. No signorina, io Ramona, non ricordi più mio nome? No. Vabbè, mangio cornetto che ti piace tanto. Cos'è cornetto, non so cos'è. Mamma mia, che catastrofe, catastrofe. Che disgrazia, mi fa una pena vederlo così. Sembra un bambino. Deficiente. È Peppino. Scusa, uno che non si ricorda che cos'è un cornetto è un bambino inappetente o un deficiente. Ma perché deficiente? Sarà un po' disgraziato. Oh, per dare memoria mica una passeggiata, Non è mia vero. I maestri buddisti, quando raggiungono il distacco totale dalla vita materiale, vanno a vivere in una dimensione dove il tempo non esiste più. È la pace assoluta, è la vita senza ricordi. Buono. Lorenzo, lei è come Buddha, è lì, sospeso in aria, verso l'infinito. Ma quale Buddha? Lorenzo è come Teodono, lo sbevonavo di collegno, tale qua. Io tu sei proprio ignorante. Senti, perché non ti distacchi da qui e te ne vai verso l'infinito? Sembra questo il momento di discutere di filosofia? Vi ho chiamato qui per darmi una mano, no? Allora andate a parlare con Lorenzo, su, che magari si ricorda qualcosa. È un amico. Ma dici? Ma sì, dai. Ricordati che lei è come Buddha. Ma che fai? Lorenzo, come stai? Uè, che cosa volete? Giù le mani, Che? Beh, fratelli, te sta a fare una bella magnata, Ma chi siete voi? Come chi siamo? Siamo i consuoceri. Io sono Rosmilzo e lui è l'extra large. Mio figlio Antonio si è sposato a due figlie in India. Ah, sì? C'ho una figlia in India? No, è romana, come me. Ma io li odio i romani. Almeno una cosa se la ricordo. Io odio anche i napoletani. Ecco, due se ne ricordo. L'unica cosa che mi ricordo è che non mi ricordo chi siete voi. Ma com'è possibile? Guardami bene, guardami. Io... Alberto Dominici, tu fratello. Albè, questo qua è smemorato, non è un extraterrestre che fai i segnali. C'hai ragione pure te. Come te puoi non ricordare di me? Lasciatemi qui, che sono qui da solo, che... Sai cos'è questo? Un cornetto. Ah, lo sai come si chiama? Certo. Io non lo sapevo io come si chiamava. Sì. Sai come si chiama? E tale qua. Me la voglio mangiare tutto da solo. Dai, date via. Dai, ciao, date via. Non è un cornetto, posso dire che te? No. Non te lo do a te. Ciao. Giù le mani. Lascio stare. Giù le mani. Non ci ricordo. Ma che? Mi si sanguaiato proprio, Questo io c'ho un geometra per cervello. Allora, com'è andata? Un'altra voce muzzica. Allora va riconosciuto. Ma che cosa? Quello non si ricorda neanche che c'ha le figlie, gliel'ho detto io. Ma se per questo non si ricorda neanche di avere una moglie. A me mi chiama signora. La sera invece di venire a dormire con me si mette a dormire sul divano. No, Tilly, non fare così. Vedrai che passa. È una questione passeggera. Sì, passeggera. Spero che passi in fretta perché vivere così è durissimo. Povera Tilly. Non vorrei essere nei suoi panni. Ho provato a tirarla un po' su, ma l'ho vista male. Io malissimo. Adesso che ne pugni suonato. Io penso che uno che perde la memoria gli possa essere successa la cosa più brutta della vita, la più terribile. Ma a volte perdere la memoria è meglio di una cura disintossicante. Ti dimentichi dei problemi della vita, dei problemi di soldi, ti dimentichi dei figli. Ti dimentichi della moglie. Perché no? Peppino! Sto pazziando, Margherita, ma manca pazziando. Tu sei la luce dei miei occhi. Quando mi dici così mi fai sciogliere. Che falsi che siete quei uomini, Fa tutta questa commedia davanti alla moglie e poi c'ha l'amante thailandese. Thailandese? No, stavo dicendo con Alberto che stasera cuciniamo thailandese. Ah, sapete cucinare orientale? No, noi no, ma Meili, la nostra nuova cameriera thailandese, l'ha trovata Peppino. Chi l'ha trovata? Tu. Hai trovato una thailandese? Cioè, quelle si acchiappano facilmente come l'influenza. Scherzando, è passata una thailandese, una ragazza molto simpatica. E niente, il suo ragazzo, lei ha scoperto che era già sposato e l'ha pure scaricata. Il tipico marito verme. Bravo, esattamente. Povera ragazza, stava in mezzo alla strada. Io l'ho proposta a Simonetta che subito ha accettato di tenerla in casa come domestica. E perché non l'hai detto a me? Sono tutto il giorno in casa che sgobbo come una matta, potevamo prenderla noi, no? Ci ho pensato. Ah, lo dico senza complimenti, se vi serve, ma la volete pure piare. No, cocco, io un lamollo, lei una perla, cucina da Dio, fa dei massaggi divini, in più lei è pure buddista. Pregate insieme? Sì, la sera si medita insieme. Anche Alberto medita con la thailandese? No, Alberto medita a Trigoria, con la Roma. Ah. Tu da te chiavi dalla macchina? No. Dottori, che dimenticato chiavi in macchina? C'è Lupetto sopra. Sì, qua u! Allora sei mio! Ho smemorato i Trigoria.
Il dolcetto dove lo metto? Va sullo scaffale Piemonte, tra il grignolino e il barbaresco. E il Barolo? Il Barolo va nello scaffale dei vini top insieme al Chianti DOC e ai vini francesi. Complimenti, eh? Stai facendo progressi. Aver sposato un enologo servirà pure a qualcosa, no? A me, ragazzi, gira la testa. Sono a semi. A vedere tutte queste bottine mi sento ubriaca. A me davano fastidio tutti i vostri incensi quando qui avevate il bazar di roba orientale. No, no, non voglio venire, signora. Ma dai, signora, per favore. Speriamo. Ciao. Ciao. Ciao, figliole, ciao. Ciao, papi. Ciao. 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 Ciao, papi. Ciao. Ciao. Ciao, tesoro. Ancora niente, eh? No, non ci sono segni di miglioramento. Papi, ti ricordi quando qui vendevi DVD? Qui? Ah, lo spray per le zanzare vendevo, capito? Sì, no. Sì, sì. DVD. No, quello è il DDT. DDT, sì. Il DVD, DVD, film su disco. Ah, il? DVD, film su disco. Il cinema in casa. Sì. Tu non ti ricordi che sei stato il proprietario per un sacco di anni di un multisala? Ma va! Una sala mangé! Allora sono ricco, molto ricco. No, ah, complimenti. No, sono, Lorenzo, sono no, 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 non hai capito. Qui, ragazzi, stanno facendo una enoteca. Ah! Ripeti. Enoteca? Sì. Ma non vedo libri, però. Enoteca no, non li vedo. Lorenzo, quella è la biblioteca. Noi qua vendiamo il vino. Il vino? Ah, mi piace il vino. Allora te lo ricordo. Me lo ricordo, sì, si beve nella brocca, giallo, poi c'è la schiuma bella fresca, capito? Ah. E poi si mette, c'è la schiuma, la bevi, ti rimangono i baffi qua. No, Lorenzo, quella è la birra, vieni, te lo faccio assaggiare io il vino, vieni. Che è questo qua? Ma come che è? Questo qua è tuo genio? Non lo conosco. Vai a sentire, vai, vai. Vai, vai. Signor Fumagalli, riconosce questa persona? È Romano Prodi, Mortadella, me lo ricordo benissimo. Paf! Chiede agli italiani un po' di sacrifici, così poi l'Italia riparte. Paf! E non la ferma più. Paf! Questo? Fausto Coppi, rivale di Gino Bartali. Bravo, Lorenzo! Beh, grazie signora, se lo dice lei. Senta, me ne mandi delle altre, eh? Così magari se poi indovino. Dico qualche cosa se indovino. Vedo che non ha perso il senso dell'umorismo. Questa chi è? Questo è un bel pezzo di gnocca, cara mia, una bella focaccina, un pezzo di focaccina, eh? Posso avere il numero telefonico così magari l'invito a cena, eh? Lorenzo, che dici? Perché non si può? No, non è carino, scusa. Non è carino, ma una cena galante, dai, no. Faccio mica niente di male. Vabbè, allora, se lo dice lei va bene così, eh? Scarafaggi! Dove? Come scarafaggi? Veramente abbiamo fatto la disinfestazione la settimana scorsa. No, quelli, i Beatles, gli scarafaggi. In italiano Beatles si dice scarafaggi, capito? Dick Turay, sì. I love you, Happiest I love you. Calma, calma, calma. Vision. Passiamo a una visitina, ecco. Allora. Oh, che mani fredde. Oh, scusi. Dica 33. 33 Trentini, Tortorella Nando, Trento 33, tutte e tre, tutte e tre, entrano a Trento, Tortorella Nando, Tortorella Nando, Trentini, 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 molto bene. Pronto, cavallino, pronto, cavallino. Basta così, bene, bene. Però ne so un'altra io, Ah, sì? Sì, sì, ne so un'altra. Sopra la capra, la capra canta, sopra la capra, la capra canta. Sopra la capra, sopra la capra, sopra la capra, la capra canta. Sotto la capra, la capra canta. Veramente non è così. Non è così. Com'è? Sotto la panca, la capra crepa. Crepa, lei, cosa mi dice crepa? La capra che sotto crepa, no? La capra che crepa. La capra, la capra. Crepa? Sì. Ah, va bene. Chi lo dice? Sì, 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 sono professore. Lei è professore? Certo. Ma siamo sicuri? Sì. Da molto tempo. Sì, sì, dai. Pidiamoli. Bene, passiamo ai riflessi. E cosa sono i riflessi? Non mi ricordo. Vediamo lo stato dei suoi riflessi. Dai. Allora, vediamo. Professore! Non è professore, te l'ho detto io. Ecco, si è fatto male? No, 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 tutto a posto. Grandi riflessi, signor Fumagalli. Si può rivestire. Beh, se lo dice lei che non è professore. Ahia, che porta. Mamma mia. Allora, professore, com'è la situazione? È un caso grave? Beh, più che grave, diciamo anomalo. Dal punto di vista neurologico, suo marito sta benissimo. Dal punto di vista cerebrale, la botta in testa deve aver azzerato i ricordi recenti, mentre quelli del passato se li ricorda perfettamente. E noi che cosa possiamo fare per farlo guarire? Beh, bisogna stimolarlo là dove si ricorda, il passato. Riportarlo nei luoghi della sua giovinezza, farlo incontrare con le persone con cui parlava, e questo potrebbe riaccendere la scintilla della memoria globale. Bene, bene. Eccomi, professore. Ah, signor Fumagalli, adesso lei se ne va a casa e ci vediamo tra un mesetto? Lei viene con me? No, io resto qui.
Grazie, professore. Grazie, infermiera. Lo stimoli, lo stimoli. Ma io ho trovato questo in tasca. Che cos'è? Non so cos'è. Come che cos'è? Arrivederci, professore. Che cos'è? Che cos'è? È un cellulare. Un? Un cellulare. Non me lo ricordo. Ma come non ti ricordi? Non so cos'è un cellulare. Ma dai. Beh, ce lo dice lei. Ci si parla dentro. Ci si parla dentro. Ecco, lo vedi lì, sì. Lorenzo, al secondo piano? Lì sei nato tu. Lì? Sì. Via Cesare Battisti, numero 15. Esatto, hai indovinato l'indirizzo. No, l'ho letto lì sulla targhetta. Ah. Eh sì. Però mi ricordo mia mamma, la signora Carla, ci aveva una mania di metterci la sera sul pavimento tutti i giorni. Appena entravamo diceva, fattine! E noi dovevamo fare come gli sciatori, così, guarda. Op, 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 op. E poi? Che ti ricordi? E poi mi ricordo un mio compagno di scuola che si chiamava Renato. Lui studiava con me. Alla domenica voleva andare al cinema. Doveva andare a vedere un film di Reed, diceva. Ma le di Reed che il film che... Se no, niente cinema, non andava. Lo vedi che cominci a ricordare? Vai avanti, non ti fermare, dai. Aspetta, aspetta. Beh, mi ricordo quando il mio povero papà ha comprato la 1100. La 1100 nuova, che bella che era di la 1100 nuova. Bellissima, un lusso, con le codine, no? E la parcheggiava lì. Lì. Vicino alla cartoleria? Sì, 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 sì. E mi ricordo l'odore della colla, della cocaina. No, la cocaina, amore. Della? Cocaina. Quella che siete cavate solo le figurine? Sì. Vabbè, insomma, quella lì. La E poi? Poi? E poi mi ricordo Lula Hop. Lo Scooby-Doo. Vai avanti, non fermarti, dai, dai. Mi ricordo là, giocavamo al pallone noi. Con il Tarcisio, il Guido, il Carlino, il Luigi. Eravamo tutti là, diceva, dai, tira il balù, dai, tira, hop, 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 tira, oh, no! Oddio, Lorenzo! Lorenzo, come stai? Dov'è Don Abbondio? Ma che dici? Lo sto cercando il Cardinal Borromeo. Andavamo così bene, andavamo. My name is Renzo Travaglino, abito sul lago di Como. E la mia fidanzata è Lucia Mondella. Che disastro, dai, Lorenzo, andiamo a casa. No, Lorenzo! Renzo Travaglino. Ecco, andiamo bene, andiamo. Dimmi per quale motivo io ti dovrei aiutare. Ma come per quale motivo? Si sta matta a scatena con tsunami. Ci travolge a tutti, a Peppi. Ci hai travolto tu, non io. Io? Guarda che Simonetta pensa. Che Melia, l'amante tua. Questo è quello che molto scorrettamente l'hai fatto credere tu. Quando Melia vuoterà il sacco e spiegherà come stanno le cose, io sarò scagionato e tu ti beccherai la punizione che ti meriti. Ma tu te rendi conto a che cosa vado incontro io? Questa me cacci, vede la macelleria, mi butta in mezzo a una strada, mi chiederà gli alimenti, non mi fa più vedere i pupi. Ma quali pupi che t'hanno 40 anni, tutte e due? Vabbè. I nipotini, su, i nipotini. Mi può dare il corriere? Certo, signore. Prego. Grazie. A lei, buongiorno, signor. A Peppi, stamma a sentire. Sei o non sei napoletano? Sono del Vomero Alto. E allora falle vibrare ste corde del cuore, aiutami. Purtroppo non vibra più niente, almeno arrivo a questo lago, sta musciando tutto coso. Ma tu ti rendi conto che mi è successo a me per un massaggio? Diciamo tre o quattro massaggi, Arriviamo pure a sei, va? Figurati. Ma tante che sono speciali, questi massaggi. A che modi ci ha fatto? C'è presente il paradiso? 10 punti di più. Mannaggia. Quindi si fanno risuscitare pure i morti. Risuscita tutto quello, ma mica sono i morti. Però se tu non mi aiuti, morto sotterrato, ce va Alberto. No, Alberti, ma io ti voglio aiutare, ma dimmi come devo fare. Io l'idea ce l'avrei. Alla thailandese bisogna trovare io un altro. In che senso? Un altro che se la carrozza. Parliamo se ieri. Vis-à-vis, questa di me non è innamorata. Ah, questo non ci piove proprio. È venuta qui per sistemarsi. Quindi io un altro, per lei è la stessa cosa. Meglio un altro. Vuoi soltanto fare la signora. Il problema è trovarlo un altro. Non è una cosa facile a trovare un fisso come te che promette mari e monti per 3-4 massaggi. Aspetta, massaggio. Io vorrei avere te dopo un massaggio del genere. Che cosa non gli avresti promesso? Vabbè, in definitiva noi dobbiamo trovare a uno che ci piace e si fa massaggiare. Bravo. Tu qui alle vicole c'è un via vai continuo, capito? Tanta gente che passa, che va. E quindi trovi il soggetto giusto. Allora mo dici lo buttiamo sotto. Però tu dammi anche tu una mano in macelleria. Io tratto un articolo diverso. Vedi, da me ci vengono le donne, le vecchiette, i massai, i domestici, a piedi porpette, le salsicce. Tu invece mi hai i calendari, i giornaletti sexy. Come dire, hai un bacino d'udienza diverso dal mio. Tu, confronto a me, sei un multiplex. Scusi, vorrei comprare un calendario. Subito, Vedi, lavoratevo bene, questo potrebbe essere il soggetto che fa per noi. Cioè, che calendario vuole? È quello di Costantino. Costantino? Vabbè. Visto ci vuole un massaggiatore che ha barba. Pronto hamburger con patatine per Lorenzino. Brava Ramona, è il suo piatto preferito. Mamma, anch'io voglio le patatine. No,
Ti fanno male perché hai avuto male al pancino, eh? Ma le voglio. No, oggi hamburger semplice, domani minestrina. Come per Luigino, solo che dentro lui ci mette il formaggino. Formaggino non più, mangiate tutti Lauretta. Ah, bene, grazie Ramona, stanno mangiando tutti, a me non mi hai chiamato. Io pensavo tu faceva compiti. L'ho finiti da un'ora, adesso ho fame. Beh, strana, ti sei mangiato tutti i formaggini. Che pizza, non vedo l'ora di diventare grande per andare via di casa. Certo, come si cambia nella vita. 10 anni fa dicevo le stesse cose. Beh, anch'io. Poi però siamo diventate grandi e siamo tornate a casa. Ma poi vuoi mettere la comodità? Più stare tutte insieme mette così allegria. A me no! Qua sembra proprio mensa di fabbrica. Prima mangia bambine, poi giovani, poi piccola Lucia, poi smemorato. E Ramona sempre il stesso stipendio. Lisa, questa sera ti va di andare al cinema? Sono usciti un sacco di nuovi film. No, non ce la faccio proprio, sono stanca morta. Ma sempre chiusi qua dentro dobbiamo stare. È una vita che non usciamo. Mi sembra di sentire Antonio, dice le stesse cose. Ma scusa, perché non vai con Antonio? E che fai, la spiritosa? No, no, dico sul serio. Ma forse voi mariti non vi rendete conto cosa significhi crescere dei bambini. E il giorno lavorare. Sai una cosa? Io mi sono pentito di essere tornato qua e aver lasciato la casa ai Caraibi. Ma certo, perché ai Caraibi invece andavi al cinema tutte le sere. No, però eravamo felici. Perché adesso non sei felice? Dovrei? Sono ospite a casa di tuo padre. Fino a un mese fa facevo il garzone in macelleria da mio padre e ora mi ritrovo in un'enoteca che non riusciamo ad aprire e che magari fallisce pure. No, non sono felice. Se avesse vissuto con me in Romania comunista non parlerebbe così. Italia, paese di ben godi. Come frutta faccio mela grattugiata con zucchero? Sì! Piccolina della mamma. Amore, ecco la mia piccolina. Mi dispiace tanto, amore mio, se in questo periodo la mamma ti sta trascurando, eh? Ma il tuo papi sta male e mi devo occupare anche di lui. Sì. Avanti. Permesso. Buonasera, scusi, signora Tilly. Posso prendere un cuscino? Perché sa, quelli di là, che sono sul divano, sono un po' duri e fa male alla testa. Ma Lorenzo, dormi qua con me, come sempre, no? Sa, lei è molto gentile, veramente molto gentile. Ma io non posso mica dormire con una donna sposata, mi scusi, ma non elegante. Ma io sono sposata con te. E questo lo dice lei. Oh. Vabbè, prendi il cuscino, va. Grazie, molto gentile. Faccio piano per non svegliare la bambina. Dopo, posso prendere quello là? Ma il tuo, quello là. Questo lo dice lei, però. Grazie. Morbido, molto morbido. Che bella bambina, però. Che somiglia. Ma somiglia tutta a te, non lo vedi? A me? Questo lo dice lei. Buonanotte. Buonanotte. Papi. Posso dormire qui con te? Si accomodi pure, signorina Lauretta. Ma quale signorina? Sono tua figlia. Questo lo dice lei. Dai, dammi del tu. Va bene, ti do del tuo allora, Lauretta. È sempre stato il mio sogno dormire qui in salotto sul divano insieme a te. Sì, vabbè, ma dopo la mamma si arrabbia. Basta non diglielo. E noi non glielo diciamo? Grazie, papi. Ma senti, visto che non me lo ricordo, ma io sono stato un bravo papi. Il più bravo del mondo. E cosa ho fatto per essere così bravo? Tante cose. Mi hai portato allo zoo, mi hai comprato il computer, mi hai aiutato a fare i compiti. E mi hai sempre dato una bella paghetta. E quanto ti davo di paghetta? 20 euro a settimana. 20 euro a settimana? Ma sei sicura? Veramente 15. Ti volevo imbrogliare perché non ti ricordi niente. No, invece adesso stando qui con te, non so, comincio a ricordare qualche cosa. Sì, anzi, una cosa me la ricordo. Davvero? Cosa? Che ti voglio tanto bene. Anch'io. E se dovessi perdere la memoria non me lo scorderei mai. Vabbè, dai, adesso dormiamo, buonanotte. No, ti prego, 5 minuti. Ci guardiamo un po' di tele io e te. Vabbè, 5 minuti. Cosa vuoi vedere? Disney Channel? Sì, papi. Oh, cosa è successo? Ci deve essere stato un cortocircuito. Lorenzo? È andata via la luce. Mi scusi, signora, ma quanti kilowatt avete qui in questa casa? Ma non lo so, non me lo ricordo. Vede che non si ricorda neanche lei. Ehi, ma te che ci fai qua? No, è qui perché mi sta aiutando a ricordare. Sì, vabbè.
Senti, Lorenzo, mi fai il favore di andare giù in cantina ad accendere l'interruttore generale? Ma non mi ricordo dove è la cantina. Oh, già. Vabbè, ci vado io, va bene? Attenta a gradino. Te come lo sai? Perché c'è sempre un gradino quando ci sei in cantina. Sì. Guarda che tocca fare, in cantina, di notte, da sola. Eccolo qua. Io a Innsbruck con Ursula, il primo amore della mia vita. Il primo amore della sua vita. Ma certo, il primo amore non si scorda mai. Dove che mi ha portato? Non ho capito. In un posto in cui sei venuto quando eri giovane. Non te lo ricordi? No, mi ricordo niente. Non ricolleghi, no? No, ricollego niente. Niente? Vabbè, vedrai che tra un minuto te ne accorgerai. Andiamo. Dove andiamo? Andiamo su, ti devo portare in un posto. Andiamo. Devo prendere un cappuccino. Ma che cappuccino? Non li fanno bene neanche come quelli italiani, figurati. Poi... Certo che 5 piani a piedi non sono pochi, me li sarei ricordati. Lorenzo, adesso aspetta a parlare che c'è una grande sorpresa. Vai no, la sorpresa è questa che... Di qua, di qua. 5 piani. Sì, sì. Da? Sono Tilly, cercavo la signora Ursula. Ah, sono io? Oh, my God. Allora tu sei Lorenzo? No, 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 ferma, ferma. No, sono Costantino. Ma chi è costei? Ursula, è tuo primo amore. Ya, yeah. Io, tuo primo libe. Io al Felipe? No, 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 sì, ho sbagliato. Io non ricordare assolutissimamente, io non ricordare Pachiderma, io ho preso qualche chilo, ma tu hai perso tutti i capelli. Lascia stare i miei capelli che divento una bestia. Lascia stare, per piacere. Va bene, arrivederci. Che simpatico, lui non ha cambiato niente, lui sempre ha avuto caratteraccio. Andiamo, dai, andiamo. Sì, 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 andiamo in casa, abbiamo tante cose da raccontare. Sì, andiamo, vieni. Arrivederci, arrivederci. Vieni qua! A me la sacchettone mi fa schifo. Io tieni, Lorenzo, questo sempre era tuo dolce preferito, Sachertort. Ah, la Sachertort, sì, sì, mi sì. Piace anche adesso, mi piace tantissimo. Sì. Però non la mangio perché è un po' indigesta. No? Ma tu ci andavi pazzo? Prima ci andavo pazzo. Ursula, mi racconti come vi siete conosciuti? A Ricchione. Ah, sì, si vede che ero locale gay, può darsi. No, Ricchione, vicino da Rimini. Io sono stata lì di vacanze con Muti e con sorellina Gretel, in pensione Sorriso. Te la ricordi la pensione Sorriso? Ricordo Sorriso, ma non la pensione. Ma sì, 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 tu anche sei stato nella pensione Sorriso, sì. Con un amico, sì, Vignoli. Viganotti, e il tuo compagno di classe con il quale facevi i compiti? Il Renato. Sì. Ma no, no, sempre avarazzo. Ma tu hai fatto subito come pappagallo. Io? Tu mi seguivi in spiaggia e dopo mi offrivi un cono di gelato. Una sera mi portavi a una balera, e dopo il tuo 500 è successo patatrac. Ah, e abbiamo bucato, certamente. Abbiamo sbattuto. Sì, sì, tu sbattuto me tutta la notte. Zum, zum, zum. Ah, perché lei vede la canzonista?
sì, ma c'era la cara, faceva zo. Scusa, Tilly, ma noi eravamo giovani e lui come Casanova, grande amatore. Anche con te, immagino. Amatore. Sì, insomma, adesso dorme sul divano. Io la conosco appena, siamo conoscenti, vero? Buongiorno a tutti. Viva Italia! Ah, questo è Hans, mio marito. Ah. Piacere, io sono Tilly. Piacere. Buongiorno, Lorenzo. Lorenzo? Ho sentito tanto parlare di te. Come mai? Io parlo sempre di te e lui è un po' geloso. Ah, sì, geloso. Come si criano? No, non tira fuori la lupara, perché io sono qui, ma però con lei non mi ricordo niente, giuro. Lo so. Smemorato. Speravamo che rivedendo Ursula ritrovasse la memoria. E invece niente, è andata proprio male. Vabbè, pazienza. Abbiamo fatto un viaggio inutile, siamo arrivati all'altro, adesso ce ne torniamo a casa. Grazie, arrivederci, è stato molto gentile, eh? È stato bello, no, eh? No. Voi restate qui, i nostri ospiti. Ma non possiamo rimanere qui, dai. Ma se voi non restate, noi offesi. Che il Hans? Sì. Molto offesi. Molto. Ma dai, Lorenzo, rimaniamo almeno fino a domani. Sì. Hai visto mai che parlando del passato ti riscatta la scintilla? Abbiamo preparato stanza ospiti. Veramente in questo momento noi dormiamo separati. Oh, no problema. Noi abbiamo altra stanza, del mio figlio Gustav. Lui è sposato con una cecoslovacca e vive in Praga. Ah, va bene, allora grazie, siete molto gentili. Va bene, come facciamo? Andiamo via? Ma no, restiamo qui. Qui? Vieni, Lorenzo, ti faccio vedere. Non mi toccare. Ma lascia mi stare, Edelweiss, per favore. Vieni, ma no, vieni. Ma non voglio venire, basta, t'ho detto basta. No, io adoro tuo caratarraccio. Tilly, ho paura, ho una paura immensa. Questo mi succhia la ruota. Non ce la faccio più, mi porta via. Non ce la faccio. Tilly, aiuto. Signore, che fa con la rivista? La compra? Sto chiudendo. Chiude così presto, scusi. Che vuole fare? Oggi c'è la Coppa Italia. Napoli-Bologna, un partitore, non vorrei perderlo. Ah, sogna la Coppa, eh? Sognare non costa niente. Anch'io sto sognando di andare qui. Caraibi? No, che Caraibi? Questa è la Thailandia. Mi confondo sempre. La Thailandia è bellissima, e non soltanto per i templi e le spiagge. Per cosa? Le thailandesi, sono bellissime. Fanno cietti massaggi, fanno perdere la capa, fanno risuscitare pure i morti. Un amico mio c'è stato recentemente, sta ancora là, nel Turkana. Vabbè, lo capisco. Qua la vita è così dura. Invece uno va qui, in Thailandia, spiaggia, si sdraia. Bravo, bello lettino comodo. Comincia sotto. Bella giornata di sole, bella thailandese, fresca. Fanno un bello massaggino sotto banco. Vabbè, non mi faccia sognare troppo perché io con gli impegni che ho non posso andare lì a farmi massaggiare. Certo, e se la thailandese arrivasse direttamente qua a domicilio sulle rive del lago? Magari. Posso darmi una bella notizia? Thailandese fisioterapista è qui! Qui dove? A Menang, interessa? Veramente non... È ospite a casa di un amico mio, se le interessi le combino un incontro, interessa? Non saprei... Quanto costerebbe questo massaggio? Sempre molto meno che andare in un'agenzia, comprare per l'aereo, un pacchetto tutto combinato, è come un massaggino a domicilio. Come la pizza. La ordiniamo? La thailandese e quattro formaggi. Massaggio. Avevo pure il formaggio. Massaggio, formaggio. Pizza. Assonanza. Guardi come gli ho impanate quelle fettine. E quei porpetti. Passa rosticini. Gli manca la parola, gli manca. Abbiamo spollo? No, per prima mi dispiace il pollo per un show. Però via qua. Guarda che... No, ma che hai capito? Non parlavo del pollo da cucinare, pollo da massaggiare. Da massaggiare poi da spennare, ho capito, aspettami. Vengo subito, signora Michela, scelga con calma, eh? Allora, ha trovato? Peccato all'edicola. T'avevo detto io, com'è? Perfetto, una brava persona, 45enne, tendente al fessacchiotto. Oh, ma la camera è là? Penso sia un industriale, tiene una bella macchina, paga sempre i giornali con biglietti da 100 euro. È quello che fa per noi, il commento cerca d'avventure, e fai? E non vede l'ora e si fa massaggiare. Dopo il massaggio, sa, carrozza. Dipende dal massaggio, tu dite che la thailandese fa risuscitare pure i morti? Non vogliamo parlare. Ah,
E allora se la carrozza facile. Allora, rimaniamo in questo modo qua. Quando il pollo è cotto, io la chiamo e ci mettiamo d'accordo sulla cenetta. Perfetto! Adesso devo scappare, perché vado a vedere la partita. Oggi c'è Napoli-Bologna. Peppi, io quello che fai per me non me lo scorderò mai. Infatti non te lo puoi dimenticare, perché i polli industriali si pagano. Cioè vorresti i soldi? No, i soldi no, non è il caso, ma una bella fornitura di carne per tutta la famiglia. Mi sembra onesto. Un po' d'immaginato. Filetto Angus, di prima scelta, senza grassi, domiciliato direttamente a casa. Vado a vedere Napoli-Bologna. Forza Bologna! Bellucci, fammi sognare! Signora Michela, eccomi qua. Io posso regalare un mezzetto di trippa. Lei me l'assaggi e mi dice com'è, Grazie, Lorenzo, per la magnifica cena! Grazie mille! È il minimo che potevamo fare per sdebitarci della vostra squisita ospitalità. Oh, no. Anche se andavamo in un hotel avremmo speso sicuramente meno, perché qui si è mangiato per otto, eh. E io pago! E io pago! È una frase che dicevi sempre. E si vede che pagavo. E non ti ricordi? No, non me lo ricordo mica. Non si ricorda niente. Mi appoggio in te perché io ho bevuto troppo. Certo che ha alzato bene il gomito suo marito stasera. No, secondo me alza solo il gomito. Scusate gente, non è colpa nostra. Noi siamo italiani, veniamo dal lago di Como, Italia. Oh, mio marito tutte le sere è pieno di birre, anche di schnapps. E dopo, in letto, niente amore. No? Solo russare come orso. Beata tu che tu hai un marito italiano focoso. Focoso? Peccato che non se lo ricorda neanche che è mio marito. E anche noi, nicht amore. Io segno la linea gotica, eccola qua. Dalla parte di qua ci siamo noi, dalla parte di lì ci siete voi, che non ci trattate niente. Dai, non dai, siamo dai, neanche andiamo, fratelli. Andiamo su, su. Vabbè, andiamo, dai. Ti porto anche se va a me, vieni. Ma basta, mucala! Vergognati! Cosa dice tua mamma quando vai a casa? Ubriacone! Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, buscata. Ma in casa nuova è arrivata Ursula per fare selvaggio amore. Che? Dai, svegliati, che ti faccio impazzire. Ah, ci ti ha rotto là. Oh my God, tu sei sonnambulo? Oh, Lorenzo! Attenzione! Tu schiacci i miei trippe! Attenzione, Lorenzo! Lorenzo? No? Torna qui! Lorenzo! Torna qui! Resti qui! Torna! Cosa fai? Dolore! Sciacci, vieni qua! Sciacci, cosa... Che idrovora, mamma mia! Lorenzo, ma che ci fai qui? Ho avuto un incubo. C'era il mostro di Loch Ness che mi voleva mangiare. L'ho sentito. Adesso non so cosa fare. Posso venire a dormire con lei? Finalmente, vieni, vieni. Ma che vengo, Vieni. Posso darti del tuo? Direi. Come ti chiami? Buonanotte. Buonanotte. Mm. Che piedi freddi. Ah, scusa, sconfinato. Sconfina. E mo pure la mattina. Zitto, vai a fare colazione. E parle. Non essere volgare.
Buongiorno, Mary. Hai parlato con tu moglie? Ti pare facile? Quella sa sempre a meditare, oh. Tu devi meditare. Tra 2 giorni scade il mio ultimatum. Se non ci parli tu, vi lo conta tutto io. No, dai, ma che vuoi rovinare tutto? Ma adesso che le cose si stanno a mettere bene, Mary. Ok, come si stanno mettendo? Ci sono novità. C'ho un piano per noi. Sì, basta, voglio rompere le catene. Domani sera tu c'hai la libera uscita. Io e te andiamo a mangiare e ti spiego tutto. Mi vuoi dirci? Sì, 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 non te posso vedere più a fare la serva. Voglio far fare la signora, la regina, Meli. Signora, la buona come si fa? Certo, ferma, certo, buona, ferma, certo, sì. Bobby, e questo sarebbe il ristorantino romantico? Sembra un posto per camionisti. Apposta se mangia bene. Fanno una polenta con le salsicce della fine del mondo, amore mio. Vieni, accomodiamoci, sediamoci qui. Questo angoletto in santa pace, eh? Non vedo l'ora di ascoltare il tuo piano. Dunque, il piano è molto semplice. Domenica io porto mia moglie a fare una gita in barca sul lago. Quando sto a largo, spengo il motore e dico, Dio, c'è un buco in questa barca, entra l'acqua. Mia moglie, che è curiosa, si inchina, c'è un dolle il buco, si inchina per guardare il buco e io, pum, una remata qui fra capo e collo. Lei casca dentro l'acqua, comincia a naspare, aiutami, io non aiuto, e si affoga. Vabbè, ma sei matto? Di te, amore mio, pazzo di te completamente. Guarda, guarda chi si vede. Anche voi qui. Peppino, ma che sorpresa. Conosci Meili? Come potrei aver dimenticato un fiore di mandorlo così incantevole? Grazie, è gentile. Non amo la flora. Perché sei venuto qui? Io sono un buon gustaio, si mangia benissimo qui. Che t'avevo detto, amore mio? Hai visto? Ma chi è che rompe le scatole? Sa la tua moglie? No, mia moglie sa che sto a giocare a carte con amici. Una tragedia! Che è successo? E fuoco, in macelleria, i ladri, i carabinieri mi stanno a chiamare, stanno a scappare dalla barca, ma tocca andare via. Sì, andiamo? No, amore, no, non te posso venire la serata. Tu rimani qui, ti fa accompagnare Peppino, vieni. Mangiate insieme, io poi torno, amore. Molto volentieri, io aspetto un amico, mangeremo in 3. No, non vuoi disturbare. No, non è un disturbo, è un piacere per me. Io scappo, ci stanno i ladri, mi raccomando. Ciao, amore. Ciao, Bombi. Bombi, eh? Fior di mandorlo, prego. Eccomi qui. Oh, vieni, Gianachille. Ti presento la signorina Meili. Fortunatissimo. Gianachille Ponzoni. Molto piacere. Ma che sei vicino? Accomodati. Ah, sì, grazie. Il signor Ponzoni è un industriale, un'importantissima fabbrica di vernici. Fabbrichetta. Non fare il modesto. Lui è veramente un grandissimo signore. Grandissima bagascia. Sentito? Allora la fresca continua, Cosa fai qui? Achille, ti prego, non fare piazzate. Così impari a farmi cornuto in pubblico. Vedi, stia fermo con le mani. E tu impari a uscire con le mogli degli altri. Andiamo a casa, che facciamo i conti. Devono essere i soci dell'azienda con i quali non tornano i conti di fine mese. Vabbè. Mentre lì muoio le. Ah, se prima eravamo in 3 a ballare l'alligalli, adesso siamo rimasti in 2. Ok, le dispiace? No, è che non ero preparato. La serata non era nata in questo modo qua. Come questa polenta con le salsicce? Dicono che è buona, ma secondo me stasera mi resta un colpo stomaco. Sono contenta che hai fatto pace con tuo padre. Purtroppo mi è toccato mettere da parte l'orgoglio e chiedergli aiuto. E hai fatto benissimo. Perché senza il suo aiuto, l'inoteca non si sarebbe potuta aprire. Allora, questa inaugurazione quando la fate? Martedì prossimo. No, perché né di Venere né di Marte. Non si sposa, non si parte. Né si dà inizio all'arte. Bravo, papà, ti sei ricordato. Però, devo dire una cosa. Che mi sono molto grato soprattutto a te, Tilly, che stai facendo di tutto per aiutarmi, tanto, tanto. Non è che ci sono ancora riuscita, Però sei riuscita... Tu, e non solo tu, ma tutti quanti, ad una cosa, siete riusciti a farmi sentire in famiglia. Beh, meno male, è già un passo in avanti. Vuol dire che ti fidi di noi. Moltissimo, molto.
Beh, sì, non è che ti devi solo fidare di noi, eh. Devi anche sforzarti un pochino di sbloccare questa memoria. Zitti un momento, mi è venuta un'idea. Nella tua vita c'è stato un episodio che tu non ti ricordavi. Non mi ricordo niente, cosa vuoi che non mi ricordo? Non mi ricordo, Cosa? Quando hai messo incinta mia madre Bambi. Io? Ma cos'è, un altro quiz questo qui? No, non è un quiz. Ma lei non è mica tua figlia? No, amore, l'India l'hai fatto con un'altra signora. E non hai detto niente, te? Allora, meno male che non ti ricordi, Lorenzo. Vabbè, lasciamo stare. Mi sembra un po' una roba complicata, una roba strana. No, è semplicissimo. Noi ti facciamo rivivere l'incontro con mia madre. Così forse ti viene uno shock e ti torna in mente tutto. Lo sai che non è una brutta idea, Lorenzo, domani partiamo e andiamo a Roma. Bene, benissimo. Domani andiamo a Roma. Va. Dov'è Roma? Cos'è? Ma là, figurati se non ti ricordi cos'è Roma. Non so cos'è Roma. Dai, su.